grazie, ovviamente grazie al professor Lanchester, grazie alla facoltà di Università della Sapienza per questo incontro, grazie a chi è presente, grazie agli studenti. Allora, io ovviamente sono qua a parlare delle motivazioni che hanno portato il Movimento 5 Stelle ad appoggiare un ricorso diretto, quindi per conflitti di attribuzioni, tra potere dello Stato alla Corte Costituzionale. Tengo in mano che faccio prima. Allora, la premessa che faccio è: certamente se fossimo in una democrazia più matura non ci troveremmo tutti gli anni e tutte le legislature a parlare di una legge elettorale, perché penso di aver imparato in questi quasi 5 anni di Parlamento, per gli studi di diritto che ho fatto e anche dalle esperienze della mia vita di cittadino normale e comune, che una democrazia evoluta e una democrazia matura dovrebbe far sì che non si debba modificare tutte le legislature e anzi più di una volta addirittura in una legislatura una legge elettorale, ma penso che una stabilità istituzionale importante e definita passi anche da una stabilità dei meccanismi che permettono ai cittadini di esprimersi e portare dei rappresentanti in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ha appoggiato i ricorsi contro l'Italicum, come ricorderete, tra i tanti cittadini che li hanno sottoscritti, sempre fatti dal pool degli avvocati, prima Antiporcellum e poi Anti-Italicum, nonostante sapevamo che tecnicamente ci avrebbe avvantaggiato. Legge elettorale scritta all'indomani delle elezioni europee, con un sistema che avrebbe inizialmente sembrava sfavorire il Movimento 5 Stelle, dopo abbiamo capito, sondaggio alla mano, che si avrebbe favorito, ma questa cosa non ci ha fatto cambiare idea, ritenevamo la legge incostituzionale. Sono stato molto felice quel pomeriggio in cui si è espressa la Corte Costituzionale ed ha abbattuto la spina dorsale dell'Italicum, che era proprio quel ballottaggio che si confà a cariche monocratiche, ma certamente non si confà a sistemi già quelli del Parlamento. Allora, torniamo al conflitto di attribuzione. Ha qualche problema? Ok. Alle motivazioni per le quali. Allora proviamo così, non mi muovo più. Alle motivazioni per le quali il Movimento 5 Stelle l'ha appoggiato. Allora, stiamo parlando dei rapporti tra maggioranze e opposizioni, maggioranze e minoranze parlamentari. Stiamo parlando delle forzature che le maggioranze mettono in atto nei confronti delle minoranze parlamentari. Stiamo parlando dell'ultima spiaggia, mettiamola così, che le opposizioni o minoranze hanno per tutelare le proprie prerogative e i diritti parlamentari, che sono poter dibattere, poter intervenire, poter presentare emendamenti, poter votare i singoli emendamenti, poter modificare i singoli commi, poter modificare i singoli articoli e poter votare commi ed articoli. Noi riteniamo che le forzature, quindi alla domanda è giusto o sbagliato che i conflitti tra maggioranze e minoranze, che sono conflitti anche politici, vengano risolti da un giudice, in questo caso dalla Corte Costituzionale? Secondo me, per poter rispondere bisogna contestualizzare storicamente i fatti. I fatti sono di grandissime forzature. Io vi direi, se in una situazione normale, se non fossero avvenute 8 votazioni di fiducia, come è avvenuto con il cosiddetto Rosatellum, probabilmente io vi risponderei che è la sede politica la sede opportuna per dirimere i conflitti politici tra maggioranza e opposizione. Ma siccome siamo in una situazione di totale emergenza e di superamento dei limiti delle forzature parlamentari, perché ricordiamoci che solo nel 1953 e con la legge Acerbo venne apposta la votazione di fiducia, e si sono passati così tanti decenni dall'ultima volta, ci sarà un motivo per il quale il voto di fiducia non è uno strumento, un percorso, un procedimento legislativo di votazione
opportuno costituzionalmente e come regolamento parlamentare. Quindi se contestualizziamo la domanda, il Movimento 5 Stelle ha ritenuto che siamo nelle condizioni all'interno delle quali l'ultima e l'unica strada percorribile per difendere i diritti delle minoranze, che signori miei sono, è democrazia, perché gli strumenti per calendarizzare e i numeri per votare i provvedimenti in aula ce li ha l'opposizione, ce li ha la maggioranza che appoggia il governo, e abbiamo visto come la produzione legislativa sia quasi esclusivamente di iniziativa governativa in un sistema, in una democrazia parlamentare, quale è, ma ahimè, dovrebbe essere la nostra. 8 voti di fiducia, abbiamo detto, strozzamento del dibattito, emendamenti, vi ricorderete il cosiddetto e famoso emendamento del Trentino Alto Adige, vero? Quello che è stato votato dal sottoscritto della forza politica perché era nostro, riguardava la legge precedente, la legge elettorale precedente, cosiddetto tedesco. Quindi nel Rosatellum sapete che non poteva essere modificato alla Camera perché l'assemblea della Camera lo aveva votato, è stato aggirato qui in un'altra forzatura. Come un'altra forzatura è stata il come si chiama, coordinamento formale della presidenza della Camera su un errore la cui modifica era tutt'altro che formale, perché c'erano dei commi, vi ricorderete, che se ne è dibattuto per qualche giorno. Quella modifica del numero dei commi cambiava sostanzialmente le modalità di assegnazione dei seggi in base ai voti presi. Quindi siamo di fronte a 3 forzature enormi che penso che siano la giustificazione e la motivazione della giustezza dell'aver accolto da parte della mia forza politica questo ricorso. Ma questo conflitto di attribuzioni, mi permetto anche di dire, come diciamo si avvicina concettualmente al vaglio, al sindacato preventivo di costituzionalità della legge elettorale che era dentro la riforma Renzi-Boschi, vi ricorderete, come è già stato ricordato anche dal collega da Torre, come c'era la possibilità. Cioè, quello che è accaduto con il cosiddetto Rosatellum ha una valenza di forzatura democratica è molto superiore all'Italico. L'Italico ha 14 mesi dall'approvazione in aula all'efficacia della legge, che permettevano e hanno permesso di fare ricorsi ordinari di incidentale e hanno permesso alla Corte di esprimersi nella maniera cosiddetta ordinaria. Ma in più aveva anche il sindacato preventivo da parte della Corte Costituzionale. Questo sindacato preventivo, provate a immaginare, ha la stessa logica del ricorso per conflitto di attribuzione, che è quella di evitare che il Paese Italia e che il sistema Italia si poggi su un'altra legge elettorale costituzionalmente illegittima. Quindi io penso che sia questo il ragionamento, e spero che sia anche questo il ragionamento sia politico che giurisprudenziale. Io non penso e spero ovviamente che la Corte quantomeno ammetta il nostro ricorso, ma sono convinto che sia corretto percorrere tutte, sia stato corretto percorrere tutte le strade percorribili per cercare di fermare un'azione che non è stata per nulla democratica, riguardante una legge che è sostanzialmente costituzionale e che ha degli effetti enormi sulla qualità della nostra democrazia. E io spero che il collega Rosato, quantomeno, che evidentemente si dichiarerà contrario a questo conflitto di attribuzioni, quantomeno concettualmente, sostanzialmente dica che quel vaglio preventivo della Corte inserito nelle riforme costituzionali Renzi-Boschi ha lo stesso significato del tentativo di interessare il giudice delle leggi per dirimere dei conflitti tra maggioranza e opposizione allo stesso fine di evitare che il Paese sia porti all'elezione di un Parlamento che tra pochi mesi e solo dopo, e qua il nodo, verrà dichiarato ancora eletto e votato in maniera illegittima. Ho chiuso il tempo? Perfettamente 7 più 2. Esatto, grazie.